benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa di tutti i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Partiamo con l'approvazione a maggioranza in Consiglio regionale di una legge riguardante l'oleoturismo e le attività agrituristiche nella nostra regione. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato con 20 voti a favore, 8 astenuti e 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle la legge che disciplina l'oleoturismo e l'ospitalità agrituristica per adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali. Il testo portato al voto finale dell'Aula era stato emendato dalla Commissione Sviluppo Economico che aveva accolto le osservazioni presentate dalla Commissione Territorio e Ambiente. È una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'oleoturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, alla consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'oleoturismo. Quindi pensiamo che dalla regione toscana arrivi un pezzo in più che sicuramente migliora il nostro patrimonio agro e turistico. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente, se verrà mantenuta, potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Vediamo come andrà. Spazio anche al paesaggio, in particolare ai progetti di paesaggio approvati dall'Aula dell'Assemblea Toscana per quanto riguarda la zona del Prato Magno e dell'isola di Capraia. Sì, dell'Assemblea Toscana e i progetti di paesaggio del Prato Magno e dell'isola di Capraia. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza registrando 19 voti a favore e 10 astensioni. Lo scopo è quello di dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, determinando i loro effetti sulle regole per l'utilizzo dei suoli quando vengono recepiti dai comuni nei propri strumenti pianificatori. I progetti del paesaggio che hanno visto coinvolte le amministrazioni per quanto riguarda il Prato Magno nella valorizzazione di tutto quello che è il turismo lento, quindi le ciclovie, i cammini, attraverso una concertazione che c'è stata con le amministrazioni comunali siamo addivenuti a un progetto che dovrà ora essere messo a terra e quindi dare opportunità turistiche. Anche per l'isola di Capraia è stato molto importante, lì si prevedono anche recuperi di edifici nell'ex zona della colonia carceraria.
dell'area, e è stato importante perché solo attraverso questi accordi con le amministrazioni è possibile rendere questi luoghi fruibili e fruibili soprattutto in ordine al cambiamento che il Covid e la pandemia ha portato anche nella nostra regione, di una visione turistica un po' diversa, no? Il mordi e fuggi c'è sempre nelle grandi città, però nei territori lontani dalle grandi città, quindi ci è data la possibilità, questo ci ha detto insomma il Covid, che le persone vanno volentieri in campagna, ci vanno anche con mezzi diversi, con mezzi più lenti, amano fare i cammini e amano andare nei luoghi anche per riposarsi, forse un po' lontano da quella confusione che ci attanaglia sempre un po' troppo. Noi ci siamo astenuti perché abbiamo apprezzato alcuni aspetti positivi di proposta, di recupero, di valorizzazione dei percorsi, dei cammini, mi riferisco in particolar modo al territorio del Prato Magno che ricomprende 8 comuni, mentre per quanto riguarda Capraia c'è un unico comune con una valorizzazione molto forte dal punto di vista turistico ricettivo dell'ex carcere, che si trova in una posizione alta per chi conosce l'isola rispetto al mare. E l'unica controindicazione è che su indicazione della sovrintendenza è stata bocciata la possibilità di realizzare nuove piscine sull'isola, una limitazione che secondo noi dovrebbe essere ripensata, perché naturalmente nessuno pensa di inserire macchie blu sopra la collina di Capraia, ma certamente oggi ci sono gli strumenti per renderle assolutamente compatibili con il paesaggio e per dare un servizio in più, a maggior ragione se si vogliono recuperare le strutture dell'ex carcere che distano centinaia di metri con anche un andamento molto scosceso rispetto alla costa. Quindi anche in questo caso ci siamo astenuti perché ci sono state anche altre osservazioni in realtà non accolte dagli uffici tecnici della regione, sulle quali abbiamo qualche perplessità, in attesa che i comuni recepiscano i contenuti dei piani. In chiusura la presentazione in Palazzo del Pegaso dell'ultimo libro di Evandro Dell'Amico, In mio nome mai più, una presentazione in cui è stato sottolineato proprio il forte messaggio che lo scrittore ha voluto lanciare con questo capitolo conclusivo della sua trilogia. È stato presentato in Palazzo del Pegaso l'ultimo libro del carrarese Evandro Dell'Amico, In mio nome mai più, l'opera che conclude la trilogia di memorie familiari recuperate dagli epistolari del padre Bruno e dell'omonimo zio Evandro, soldati e prigionieri nella Seconda Guerra Mondiale, il primo in un campo di prigionia degli inglesi in Australia e l'altro in un lager nazista in Germania. Mio padre, catturato il 7 febbraio del 1941 in Libia, fu poi deportato dagli inglesi in Australia e tornò nel gennaio del 1947. Il fratello minore Evandro, di cui io porto il nome, invece il 9 settembre come del 1943 come militare, non aderendo alla continuazione della guerra a fianco di Hitler, fu deportato in un lager in Sassonia. Da lì purtroppo il 13 aprile del 45 finì la sua vita, stroncato dagli stenti patiti in prigionia. Io ho trovato il suo epistolario che aveva detenuto mia zia, dopodiché averlo letto ho riflettuto molto, dopo aver molto sofferto, se era il caso di divulgarlo o meno, e alla fine ha prevalso la volontà di divulgarlo, perché da un racconto di vita così tragico si possa trarre motivo di riflessione sul perché non si deve ripetere una tragedia come la guerra. Una riflessione in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Consentitemi di ringraziare Evandro Dell'Amico per il lavoro importante. Questo non è il suo primo libro, è il terzo
di una serie di libri che raccontano purtroppo le tragedie di quegli anni, che hanno toccato anche la sua famiglia, come tante famiglie toscane durante la Seconda Guerra Mondiale, le violenze subite, le morti. Purtroppo oggi, non lontano da noi, la distanza di Cetra all'Ucraina e Trieste è molto meno di quella di Cetra a Trieste e la nostra Sicilia. Si stanno rivivendo scene terribili come quelle purtroppo che abbiamo vissuto tanti anni fa. E allora il nostro compito, nel momento in cui non ci sono più testimoni diretti di quel tempo, è quello di diventare amplificatori di memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. A noi il compito di ricordare, ma non un ricordo stantio, fatto perché andava fatto, ma un ricordo perché ognuno prenda coscienza della violenza di quel tempo. Un'opera che è frutto di un'attenta analisi di carattere storiografico, ma che al tempo stesso si basa su relazioni personali, su affetti familiari, e che vuole essere di monito al nostro presente. Un documento prezioso che, attraverso la figura dell'omonimo zio Evandro Dell'Amico, azionista cattolico, ci porta a riscoprire una serie di valori che mai come ora, in un tempo di guerra, risultano attuali. Un invito alla pace, un invito alla pace vera, che è rispetto del prossimo, rispetto dei popoli, della propria autonomia, ed è, in una parola, rispetto dell'uomo. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale ospiti un'iniziativa come questa, perché questo, che è il luogo delle istituzioni, deve essere anche fonte di messaggi positivi per tutta la nostra comunità. E il libro di stamani, con il carico di valori che porta con sé, ha principalmente questo scopo: ridestare le nostre coscienze e portarci alla riscoperta dei veri valori dell'Humanitas. Tra l'altro è un pezzo della nostra resistenza che è stato riscoperto tardivamente, cioè per una fase c'è stata come un'ambiguità: quelli che non erano diventati direttamente partigiani, come se avessero avuto una collocazione intermedia. Pensi che ci fu un libro di Alessandro Natta, che poi è stato molto importante, L'altra resistenza, che negli anni 50 gli editori riuniti non pubblicarono, fu pubblicato in seguito. E siamo a Firenze, ecco, bisogna ricordare sempre che c'è stato un grande presidente del Consiglio regionale, Elio Gabbugiani, che poi fu sindaco di Firenze, che in una ricorrenza della resistenza e della Costituzione fece sfilare insieme per la prima volta, è detto un contributo nazionale, partigiani, forze armate, comunità ebraica, le brigate ebraiche che avevano combattuto in Italia. Questa è una parte della storia. Naturalmente c'è un no alla guerra e al riarmo, e questa è l'attualità, perché nella storia dell'umanità non c'è una guerra che non abbia prodotto lutti e distruzioni, né per chi ovviamente è stato sconfitto, ma neanche per chi ha vinto, perché comunque ha creato e seminato l'odio e disuguaglianze, perché le guerre costano e non producono. E c'è un monito per non ricascarci oggi, che ci sono tante guerre nel mondo, che c'è una guerra in Europa con l'aggressione della Russia all'Ucraina, ma c'è anche un pericolo che bisogna avere presente: la guerra oggi sarebbe una guerra nucleare. Se la guerra mondiale a pezzi, come la definisce Papa Francesco, diventa una guerra mondiale e stop, ci sarebbe una distruzione dell'umanità, perché non ci sono armi nucleari tattiche. Le armi nucleari distruggono il mondo, così come lo distrugge il disastro ecologico. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana, ovviamente su RTV 38. Grazie per l'attenzione e arrivederci.